riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Adoriamo Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Siamo venuti alla presenza del Signore. Gloria a Gesù Cristo. Dice, dopo due o tre sono radunati nel mio nome, io sono là. Gloria a Gesù Cristo. Ed egli è fedele alla sua parola. Egli è il compitore delle promesse, di tutte quelle belle promesse. Egli è il compitore, egli le compie. E questa sera sta compiendo la sua promessa. Egli è in mezzo a noi, l'Emmanuele, l'Iddio con noi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Un canto. Le tue promesse dicono che se ci umiliamo torniamo a te. Gloria a Gesù Cristo. Capitolo 8 di Atti. Al versetto 4 dice: coloro dunque che erano stati dispersi
se ne andarono di luogo in luogo, annunziando la parola. E Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che gli faceva. Poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con grande voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti. Vi fu una grande allegrezza in quella città. Ora c'era un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria dandosi per un qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: costui è la potenza di Dio, che si chiama la grande. E gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. E Simone credette anch'egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e la grande potenti opere che erano fatti, stupiva. Ora, gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo disceso là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Poiché non era ancora disceso sopra alcun di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Ora Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: date anche a me questa potestà, che colui al quale io impongo le mani riceva lo Spirito Santo. Aveva cercato una via che non era quella di Dio. La via per poter servire Gesù Cristo, per imporre le mani per lo Spirito Santo, non si può comprare. Molti uomini pensano che si può comprare. Molti pensano che le cose del cielo si possono ottenere con le ricchezze umane, col potere dell'uomo. Non si può. Pietro rispose e disse: va del tuo denaro con te in perdizione, poiché hai stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. I doni di Dio non si acquistano col denaro. Le cose del cielo si ottengono attraverso una via che ci indica il Signore. Se tu vuoi ottenere qualcosa che viene da lassù, che è celeste, che viene dal Signore Gesù Cristo, c'è una sola via, che non è quella del denaro. Lode Gesù Cristo. C'erano questi servi che imponevano le mani. Guarda, com'è che Dio si serve
di uomini. Ha egli bisogno degli uomini, il Signore? No, non ha bisogno degli uomini. Ma ha dato un indirizzo. Guarda qual è l'indirizzo. Vi mandarono Pietro e Giovanni. I quali pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Vi furono mandati Pietro e Giovanni, i quali pregarono imponendo le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Lode a Gesù Cristo. Noi a volte l'uomo cerca di scavalcare l'indirizzo di Dio, la via del Signore, pensando di arrivare prima, di fare meglio, ma Dio stabilisce un ordine. Dio manda queste persone unti, mandati, affinché quelle persone che erano state battezzate nel nome di Gesù Cristo, ma non avevano ricevuto lo Spirito Santo. Non gli era stato dato lo Spirito Santo. Ricevettero lo Spirito Santo attraverso l'imposizione delle mani. E Simone pensò, guarda tu che cosa meravigliosa. Ma lui ancora ragionava con lo spirito dell'uomo. Ragionava come mago, perché lui faceva il mago. E guarda qua, i fratelli, i nostri fratelli antichi, i primi fratelli della prima chiesa, non gli fecero fare nessun corso. Lo battezzarono, anche se era uno che era sottoposto, anche se era uno che nel tempo passato praticava le arti magiche. Lode a Gesù Cristo. I fratelli non gli dissero, lo battezzarono. Cosa fecero? I nostri fratelli lo battezzarono. E dice, essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo. Lode Gesù Cristo. Stava sempre con Filippo. Sapete che questo Filippo era un diacono? Lode Gesù Cristo. Magari preghiamo che i nostri diaconi possano fare opere, dico, almeno come queste. Lode Gesù Cristo. Lo dico perché sono diacono. Il primo martire è stato un diacono, Stefano. Ora la inizia a cercare. Che succede? Lode Gesù Cristo. Ma chi vive la realtà dello Spirito Santo, guarda, chi vive la realtà dello Spirito Santo non guarda e reputa tutto il vituperio che potrebbe uno ricevere sul corpo niente. Lode Gesù Cristo. Grande. Dice, qual è la fede di questi uomini?
Qual è la fede di questi uomini? Ecco, possiamo vedere la fede di Stefano, di Filippo, uomini, strumenti nelle mani dello Spirito Santo, strumenti, gloria a Gesù Cristo, non ribelli, che a ogni cosa bisogna dare le spiegazioni. Tu non gli puoi dire allo Spirito Santo, aspetta, no, glielo puoi pure dire, ma lo Spirito Santo è come un fiume, quando c'è un ostacolo devi, va da un'altra parte, se in un'altra parte c'è un blocco, va da un'altra, lode Gesù Cristo. Quindi noi, io voglio fare la volontà dello Spirito Santo, voglio essere al centro del fiume dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è come un fiume che arriva e ci investe, e il suo Spirito ci riempie di vita. Gloria a Gesù Cristo. Gesù è venuto e ha compiuto l'opera della croce, ed egli poi ha promesso il suo Spirito alla Chiesa. Dice: è utile che io me ne vada affinché lo Spirito della consolazione, il Consolatore, lo Spirito Santo, venga a voi. Noi che crediamo in Lui, che crediamo in Gesù Cristo, che abbiamo accettato Gesù Cristo, lo Spirito Santo è per noi. Gloria a Gesù Cristo. Dice: quando il Consolatore verrà, lo Spirito Santo, prima cosa che fa, quando ti tocca, ti consola. Gloria a Gesù Cristo. Questa sera vuole consolare. Vuole riempire. Vuole convincere il suo spirito. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Spirito Santo, riempici, Padre. Signore, riempici con la tua vita. Padre, noi ti riconosciamo, ti adoriamo. Ti adoriamo, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Quando lo Spirito Santo verrà. Alleluia, Spirito Santo. Come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno, il cuore mi etterà. Quando l'avversario verrà, come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno in fuga lo metterà. Non temer, non temer, non temere, il male da te fuggirà. Non temer, non temer, non temere, e Gesù con te sarà. Non temer, non temer, non temere, il male da te fuggirà. Altro. Fuggirà. Se tu apri il tuo cuore, sai che devi fare? Devi aprire quella fortezza, la fortezza che c'è davanti al tuo cuore, quella porta blindata, quella blindatura che tu hai messo. Aprila questa sera, apri allo Spirito di Dio, allo Spirito Santo, fatti toccare. Gloria a Gesù Cristo. Quando verrà lo Spirito Santo, quando ti toccherà, se tu lo farai entrare, devi aprire le porte. Come si aprono le porte? Digli: Spirito Santo, toccami,
mi arrendo a te. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Quando lo Spirito Santo verrà, Egli vi annunzierà tutta la verità. E tu comprenderai la verità. Tu senti. Tu senti la verità. Lode Gesù Cristo. Per esempio, questa sera, durante la predicazione, tu senti che è verità? Amen. Sei convinto? Amen. Che non c'è nessuna alterazione? È lo Spirito Santo che ti convince, che ti dice. Lode Gesù Cristo. Apri il tuo cuore. Questa sera apri il tuo cuore. Fallo regnare, fallo entrare. Diglielo, Signore, entra e regna. Ho bisogno di te, Signore Gesù Cristo. Mi arrendo a te, Signore Gesù Cristo. Che molti vogliono regnare. Molti uomini vogliono regnare. Troppi vogliono regnare. Io il regno lo do a Gesù Cristo. Signore Gesù, regna tu. Ravvediti. Guarda cosa gli dice questo santo apostolo a questo Simone, nostro fratello Simone, anche se era un magro, si è convertito. E io credo che è giunto alla purificazione per ricevere lo Spirito Santo. Perché poi l'apostolo gli dice: ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Non aveva compiuto nulla, ma c'era uno spirito dentro che ancora regnava in questo cuore. Lode Gesù Cristo. Il Signore Gesù viene. E di chi si serve per purificare questo Simone? Dio manda Pietro. Lode Gesù Cristo. Come si poteva purificare questo Simone? Com'è che il centurione poi entra, si battezza, lui e tutta la sua casa? Non gli manda l'apostolo Pietro, il Signore? Guarda tu che strano. Dice: ma Signore Gesù, io direi, no? Alcuni ragionano così, no, ma secondo me Dio non può mandare a Pietro, era meglio che mandava a Filippo. E perché non Giovanni? Io gli dico: lode Gesù Cristo. Io non me lo sono mai sognato di fare questo discorso col Signore. Io ho detto: Signore, per me Pietro, Pietro, Paolo, Paolo, come decidi tu? Io mi sottometto a te. Spirito, anima e corpo. Gloria a Gesù Cristo. Tu immagina come certi. No, alta, dice: no, Pietro, io voglio a Paolo. Poi, no, Giovanni. Poi torna Pietro, Giovanni. No, Pietro mi ha stancato. Mandami a Giovanni. Ti pare plausibile un fatto del genere? Capite come certe operazioni non sono dello Spirito Santo? È lo Spirito. È qualcosa che è esterno, che viene a alterare il rapporto. Il rapporto con Dio. Io che sono una creatura, io sono sottomesso alla sua parola, sono sottomesso alla sua volontà, al Signore Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Io mi sottometto ancora oggi. Oggi, ieri, oggi e in eterno. Cioè firmo per dopo.
pure tu, vuoi firmare per dopo? Firma. Io mi sottometto, pace sorella, a Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Gloria a Gesù Cristo. E Pietro gli dice: ravvediti dunque di questa tua malvagità. Prega il Signore affinché, se possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Guarda, c'è l'iniquità del peccato. Non l'aveva compiuta, ma era... Se tu hai la forza di separarti dall'iniquità del tuo peccato, c'hai la forza? Se non ce l'hai, io non ce l'ho la forza, io la chiedo al Signore. Io personalmente sono zero, ve lo confesso, non ho nessuna capacità, nessuna forza. È lo Spirito Santo il mio aiuto, che il Signore mi ha mandato, che mi aiuta a fare la sua volontà, e io lo seguo, gli ubbidisco. Se no, non sarà più con me. Se io non gli ubbidisco, se non ubbidisco a lui, ubbidirò a un altro. Quindi io cerco di ubbidire il più possibile, perché lo voglio con me, voglio che il Signore, che lo Spirito di Dio sia con me per fare la sua volontà. Lode Gesù Cristo. Vuoi che lo Spirito Santo sia con te? E lo devi creare l'ambiente che possa vivere in questo tempio, o no? Oh, che fai? Spirito Santo, solo stasera, poi a un certo orario, via. Se vuoi che lo Spirito Santo sia con te, devi tenere ordinato questo luogo, il Tempio di Dio. Siamo noi, nosotros siamo, non il tuo vicino. Tu, chi è il Tempio di Dio? Bravo. Io sono il Tempio di Dio. Tu sei il Tempio di Dio? Io sono il Tempio di Dio. E guarda, quando tu lo dici, no, io sono il Tempio di Dio. Guarda, Signore, ti voglio chiedere perdono, mi voglio sistemare qua, voglio sistemare di là. Perché lo Spirito Santo viene e ti fa vedere quello che tu devi fare. Lo Spirito Santo viene e ti fa vedere. Gloria a Gesù Cristo. Ci convince. Spirito Santo viene e ci convince. Gloria a Gesù Cristo. È lui che ti dice, ti fa sentire: ho sbagliato. Dice: mi sento compunto. Chi è che fa questa operazione dentro di noi? Lo Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Ecco perché alcuni, se non è lo Spirito Santo a toccarli, non c'è niente. Lode Gesù Cristo. Se non voi non aprite il cuore allo Spirito Santo, non c'è niente. Stavo dicendo, io stamattina, io fumavo. Quando andavo a scuola, il professore disse a mio padre, non come un turco, due turchi. Mai nessuno mi ha detto non fumare. Lo Spirito Santo, io che chiedevo lo Spirito Santo, volevo essere toccato, battezzato dallo Spirito Santo. Poi lo Spirito Santo mi ha fatto capire. Non poteva condividere il luogo insieme ad altro.
Ma io, ma come? Fumo di meno, fumo poco, niente. Quando mi ha toccato, ho detto: Signore, ti amo più della sigaretta. Hai fatto pure tu così, Francesco? Hai visto? Pure tu, Tita. Hai detto: ti amo pure tu, Silvana. Pure tu. Hai visto? È lo Spirito Santo che ti compunge e dice: basta, Signore, ti amo più di questo. Ti amo più del sigaro. Ti amo di più. E io ho detto questo, Signore. E ho sentito la forza di Dio. Dice: visto che tu lo vuoi fare, ti aiuto. Ti aiuto. Il Signore ci aiuta. Ci manda l'aiuto. Se tu non lo vuoi fare, niente, dice, non. Quindi ecco, io prego lo Spirito Santo che vi possa convincere. Che posso fare io? Ti posso io essere il tuo tutore dappertutto? No, è lo Spirito Santo il tutore. Il tutor. Chi è lo Spirito Santo? Io mi fido di Lui, lo Spirito Santo. Che dovunque noi siamo, se noi siamo con Lui, ci preserva. Gloria a Gesù Cristo. Ci guida nel bene, ci fa fare la sua volontà. Gloria a Gesù Cristo. Io ti vedo in fiele amaro, in legame di iniquità. Questo Simone era combinato male, perché dentro ancora, ma il Signore non lo scarta. I fratelli lo battezzano, ma quando arriva il momento dello Spirito Santo emerge tutta la negatività. Lode Gesù Cristo. Noi che stiamo chiedendo lo Spirito Santo come Chiesa, noi che lo stiamo chiedendo, sai che cosa emergerà da questo? Che in ognuno di noi che vuole crescere di livello emergerà, Dio farà vedere a ognuno proprio la posizione da sistemare. Emergerà. C'è dove, e io prego che tutti possiamo vincere per passare, qualcuno dice: io prego che nessuno rimanga indietro. Gloria a Gesù Cristo. Ma che tutti possiamo incontrare Gesù Cristo quando Egli torna. Io ancora, quando ci penso, quella mattina che io andai in chiesa e non trovai nessuno, mi ero preso di un timore. Detto: oh Signore, ma proprio mi hai lasciato. Non sono degno. Detto: io, che è successo? Lode Gesù Cristo. Non vuoi andare col Signore quando Egli torna? Non lo vuoi incontrare? Non vuoi ricevere direttamente da Lui? Eh? Non vuoi essere trasformato con un corpo di resurrezione? O vuoi aspettare? Vuoi stare qua a essere legato alle cose di questa terra e a vivere? Quelli che rimarranno qua, lo dice in Apocalisse, passeranno tutte le prove, tutte, anche quelle della vita. Questo non lo dice nessuno, ve lo dico io, è scritto così, che chi rimarrà con la propria vita, a danno della propria vita, devo ottenere la salvezza eterna. Lode Gesù Cristo. Cioè con la propria vita, poi, perché verrai provato col sangue. Lode Gesù Cristo.
perché l'iniquità, il peccato, crescerà così forte, la lotta sarà così forte. E Dio vuole preservare. Ecco perché il Signore dice alla Chiesa di Filadelfia: anche se la tua forza è poca, però poiché dice, tu mi hai amato e conosci il mio nome, io ti preservo dall'ora del cemento. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Insieme, noi insieme vogliamo incontrare Gesù Cristo. Io voglio essere insieme a tutti voi. Gloria a Gesù Cristo. Insieme. Quando lo incontreremo, dice che trasformerà il nostro corpo e ci darà un corpo di resurrezione. Corpo eterno. Gloria a Gesù Cristo. Gli altri, e gli altri che hanno amato più di più le altre cose di lui, riceveranno il loro premio, ognuno il proprio premio, del proprio desiderio del cuore. Dice per esempio, no? Ami gli euro, ma gli euro stessi e come ti salvano gli euro? Come ti salvo? Dice, ma quando salta tutto, gli euro che te ne fai? A bocciole poi, a bingo. O altro. Non ti potranno salvare. Il resto non ti potrà salvare. Quello che ti salva è la fede nella parola. Gloria a Gesù Cristo. La fede nella parola. Vinci questa sera, prendi una decisione e vinci, vinci nel nome di Gesù Cristo e Dio ti darà, Dio ci darà a ognuno di noi, ci darà la remunerazione della fede. Lode Gesù Cristo. Perché vuoi rimanere qui? Cosa hai visto di così meraviglioso che ti stai aggrappando a sta terra? E tutto quello che è in questa terra dura un tempo. Non è meglio aggrapparsi a quello che è eterno? Ti aggrappa all'eternità, così anche tu diventi eterno. Non ti conviene? Ma io penso che ci conviene. Proprio ci penso. Non penso proprio di mollare io non lo so. Ma tu che fai? Molli? Molli? Torna indietro? Indietro no. Non torno. Non lascio. La croce prendo. Il mondo lascio. La croce prendo. Il mondo lascio, la croce prendo, indietro no, non tornerò. Son debole, Signor ti seguirò. Seppur son debole, Signor ti seguirò. Seppur son debole, Signor ti seguirò. Indietro no, non torne. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Pronunzi il nome di Gesù Cristo. Pronunzio il nome di Gesù Cristo. Dice che lo Spirito Santo non era stato dato perché il suo nome non era stato glorificato. Glorifica il nome di Gesù Cristo. Innalza il nome di Gesù Cristo. Pronunzi il nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.
Alleluia. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati, vattene dalla parte di mezzodì, sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli levato si andò. Un angelo del Signore parlò a Filippo. Lode Gesù Cristo. Che meraviglia. Fare la volontà del Signore, che meraviglia. Questo Filippo, uomo umile e mansueto. La scrittura ci parla di un uomo che viene menzionato in questa parte, è un servo, è uno che si è predisposto a servire e che Dio lo chiama. Lode Gesù Cristo. Che meraviglia. Signore, grazie per come operi e per come tu remuneri la fede. Io dico: Signore, noi ti vogliamo servire, io ti voglio servire, Padre, e ti chiedo, manda me, Padre, manda me. Io dico: Signore, manda me. Dice: chi andrà per noi? Io. Chi andrà? Io. Gloria a Gesù Cristo. E Dio chiama coloro che si predispongono. Questo Filippo, a chi chiama il Signore? A chi tocca il Signore? A chi riempie il Signore? Chi vuole essere al centro del suo fiume? Tu vuoi essere al centro? Egli ti tocca, ti investe. Egli sta cercando coloro che lo amano. Egli è alla ricerca. Dice: vai, sai qual è il mandato che Dio ci dà a noi? Andate alle pecore sperdute della casa di Israele. Gloria a Gesù Cristo. Se c'è qualche anima, quando vedete che c'è un bisogno, tu sai, tu lo senti, se ti fai guidare dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo ti guida. Ti guida. Dio ci ha dato il mandato. Ha dato il mandato alla Chiesa a predicare l'Evangelo nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gesù dice: come io mando, come tu mi hai mandato, io mando loro. Ed egli dà la remunerazione a coloro che egli ha mandato, a coloro che hanno creduto, e anche a coloro che hanno creduto alla parola di coloro che sono stati mandati. Capito? Quando c'è, si opera attraverso il mandato, c'è la benedizione di Dio. Dio opera, Dio conferma la parola con i segni e i prodigi. Gloria a Gesù Cristo. Ognuno di noi deve ubbidire a questa chiamata, alla predicazione nel mondo, a portare la parola di Dio nel mondo, per la salvezza, per la vita. Dice: vattene dalla porta di mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. E è una via deserta. Egli levatosi andò. Non gli aveva detto: senti, vai qua fuori. Gli aveva detto: vai, come dire,
vai a Logri, all'incrocio, e vedi che là sta passando uno, una persona. Quando lo vedi, è quello. Lode Gesù Cristo. Ecco, tu sei pronto? Sei pronto per essere mandato? Sei pronto ad andare là dove il Signore ti manda? E come ti manda? Attraverso un mandato. Sì? Se ti mando all'incrocio di Logrigo, tu vai, vai. Qualcuno alza la mano. Così funziona. Poi il Signore ti chiama e dice: no, aspetta. E domani mattina, Signore Gesù, domani mattina. Ora no. Capisci? Lode a Gesù Cristo. Ed ecco un etiope, un eunuco, un ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era soprintendente di tutti i tesori di lei, era venuta ad adorare a Gerusalemme e stava tornandosene seduto sul carro e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: accostati, raggiungi questo carro. Quindi lo Spirito Santo gli annunziava man mano quello che doveva fare. Che bello. Filippo accorse, udì che leggeva il profeta Isaia e disse: intendi tu le cose che legge? Ed egli rispose: come potrei intenderlo se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? E Filippo, preso a parlare, e cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Gli parlò di Gesù. Guarda che meraviglia. Prese questo passo per parlare di Gesù. E cammino facendo, giunsero a una certa acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua. Che impedisce che io sia battezzato? E comandò che il carro si fermasse. Discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Lode Gesù Cristo. E quando furono saliti fuori dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. Gloria a Gesù Cristo. Che meraviglia. Signore Padre, ti adoriamo, Signore. Questa sera ti riconosciamo, ti vogliamo adorare, vogliamo fare la tua volontà, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Vogliamo il tuo regno dentro la nostra vita. Vogliamo essere mandati da te, guidati da te, Padre, dal tuo spirito, dalla tua vita,
dalla tua unzione, nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Santo, santo è il nome del Signore. Santo è il nome del Signore. Gloria a Gesù Cristo. Glorifica il nome di Gesù Cristo. Innalza il suo nome. Lode il suo nome. Adoralo. Adoriamo il Signore. Ringraziamo il Signore. Se tu hai ricevuto dal Signore, senti che Egli ti ha risposto, ringrazio. È in mezzo a noi. Egli solo è degno di essere lodato, glorificato, adorato. Egli solo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ringrazio. Gloria a Gesù Cristo. Adoralo. Lodalo. Egli vuole riempire la nostra vita. Questa sera ci vuole mandare a casa ripieni del tuo spirito, ripieni dello Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Il Signore mi fa sentire questo passo, mi ha guidato subito a... Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Ma Egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ora, io guarda questo passo. Non ce l'avevo memorizzato da nessuna parte. Guarda se non è il titolo di questa predica. Guarda l'inizio, ti ricordi l'inizio? Ricordi guarda questo passo e cosa il Signore ci vuole dire. Lode Gesù Cristo. Sta parlando a ognuno di noi, non è solo per alcuno, dice chi è? Per ognuno di noi. Ognuno di noi. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Lode Gesù Cristo. Egli vuole che tutti, ci sta chiamando, che tutti giungano a ravvedersi. Fratelli, gloria a Gesù Cristo. Insieme. Vogliamo fare insieme? Vogliamo incontrare Gesù insieme? Amen. Insieme. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In esso i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse.
tutte queste cose hanno da dissolversi, quale non dovete voi essere, guarda, non voi, per santità di condotta e per pietà, aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagione del quale i geli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli, nuova terra, nei quali abita la giustizia. Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi di essere trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace. E ritenete che la pazienza del Signore nostro è per la vostra salvezza. Lode Gesù Cristo. Che ci sta dicendo lo Spirito Santo? Che Egli è paziente verso di noi per la nostra salvezza, ma le sue promesse Egli le compie. Una cosa è certa, Egli compie la sua parola, le promesse. La sua promessa viene compiuta. Egli è il compitore, Egli è il verace. Gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Alleluia, chi sente lo può ringraziare. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.